Ecco, abbiamo detto prima che il testo Splendor Solis si suddivide in 22 immagini che possiamo anche chiamare tavole. E abbiamo visto che ci sono quattro tavole che riassumono i quattro principi dell'opera, poi vi sono altre sette tavole che possiamo chiamare anche le sette parabole, in cui viene espressa la sequenza operativa trasmutatoria del discepolo. Poi ci sono altre sette tavole che vengono chiamate le sette fiaschette planetarie o la sequenza operativa illustrata in sette azioni ermetiche, appunto con l'influsso riguardo l'influsso dei pianeti, e infine quattro tavole in cui è espressa la sequenza in quattro immaginazioni globali. Ecco, andiamo adesso ad esaminare tavola per tavola quelle che sono,